Allora, siamo a sette mani di colore. Praticamente ho dato quattro mani di lattice neutro e tre di nero. E ho iniziato a utilizzare l'argento medio. Come vedi, è chiaramente visibile la pennellata. Sono partito dal lato esterno andando verso l'interno, cioè praticamente sono partito da qui andando verso qua, lasciando questa parte nera. Ok? Nella punta ne ho dato un pochino di più. E qui adesso forse non si vede benissimo a video perché sto usando un colore che riflette la luce, per cui non si vede benissimo, però praticamente qui ho utilizzato il pennello con pochissimo colore, il colore era veramente pochissimo e ho passato più volte in maniera proprio così tac 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 tante volte, no? Proprio per come dire far scivolare il pennello solo sulle parti sporgenti dell'oggetto. Il pennello scivolando sulle parti sporgenti dell'oggetto gli deposita sopra un pochino di colore, ma non fa tempo a entrare nei buchi. Per cui l'effetto finale è che tu avrai tutte le parti a rilievo, queste qua, che saranno color argento, e le parti sotto invece queste parti qua che saranno nere. Ok? Questa è naturalmente la prima pennellata, si deve ancora asciugare per cui adesso è molto visibile. Adesso la asciugo e vado avanti con un'altra pennellata invece di argento più chiaro. Ok, seconda mano di argento. Questa parte di argento più chiaro, naturalmente, non l'ho data partendo da qui ed arrivando qui, ma l'ho data partendo da qui e arrivando qui, quindi stando all'interno rispetto alla parte di argento più scuro che avevo dato prima. Ovviamente, come già detto più volte, a video non è che si veda perfettamente la differenza, però quando lo farai dal vivo ti renderai conto che l'argento più chiaro dà, come dire, una certa tridimensionalità all'oggetto. La stessa cosa l'ho fatta qua, praticamente, in questo caso passando quasi esclusivamente sui bordi, cioè quasi esclusivamente qua. In questo modo ci sarà il nero nella parte dove la mano fa più fatica a toccare perché ci sono dei rilievi. Un argento più chiaro, che comunque è sempre un argento scuro, in questa parte, e poi un argento chiarissimo sul bordo, che è quello che viene toccato e manipolato. Naturalmente, mi raccomando, ricordati assolutamente di usare, quando fai usi questa tecnica, di usare un pennello con sopra pochissimo colore, perché il rischio enorme che corri è che passando il pennello in questo modo sopra al rilievo si formi una goccia di colore proprio qua, no? E quindi quella goccia lì poi si asciughi e faccia quegli schifosi riporti che rendono l'arma totalmente irreale. Quindi stai molto attento a usare pochissimo quel colore. Tra l'altro, questa tecnica ha il vantaggio che dando alla fine più tante mani proprio qua sui bordi va a rafforzare l'oggetto proprio nei punti in cui è più delicato, quindi dove va a toccare più spesso, senza farti sprecare inutilmente del lattice. Naturalmente adesso farò dei ritocchi, non è che finisce qui. Adesso l'ultima parte è quella di prendere un pennello molto 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 piccolo e andare magari a disegnare delle linee. Questa parte è un po' artistica, non ho dei segreti da svelarti, perché ovviamente sta un pochino a te. Io adesso provo a farlo, poi dopo ti farò vedere il risultato. Ah, un'ultima cosa che non ho detto, quando dai il lattice, vedi che il manico l'abbiamo fatto prima, proprio perché il lattice arriverai a darlo fino qua, vedi questo è lattice, in modo tale che vai a isolare quella parte di filo di ferro ricoperto dallo scotch, vai a isolarla con il lattice, evitando quindi che un domani, se la spada prende acqua, magari vada a arrugginirsi all'interno, vada a marcirsi il pezzo di scotch che c'è dentro. Quindi questo lattice che arriva fino qui, un 2-3 cm, sia qui che qui, aiuta comunque a isolare ulteriormente il tuo manico. Bene, ho fatto le finiture. Praticamente con un pennello numero 2, come vedi, sono andato a lavorare su praticamente tutte le superfici, solo sugli spigoli. Quindi qui ho dato una pennellata con tanto colore qua, una qua, una qua, una qua, eccetera, eccetera. Anche, come vedi, da questa parte, andando a sottolineare la forma, idem su questo bordo. Purtroppo il colore argento è un colore che riflette la luce, quindi si fa un po' fatica a vederlo bene.
vediamo se riesco a inquadrare un po' più da vicino, e in questo modo praticamente ho sottolineato i bordi, addirittura qui dove c'era la scanalatura che avevamo fatto, ho fatto questa parte più bianca e poi ho fatto un'altra riga all'interno, solo qua e qui, proprio per tirare su l'oggetto. Ora, il risultato, come vedi, è che la parte dell'elsa e del pomolo si staccano, diventano leggermente più tridimensionali. È un lavoro piuttosto difficile questo, nel senso che utilizzare un pennello molto sottile è piuttosto complicato. L'unico consiglio che posso darti è questo. Quando dai la pennellata tipo qua, tu dai pure una pennellata piena, vedrai che si crea proprio una pennellata con i bordi nitidi. Data la pennellata con i bordi nitidi, tu asciughi bene il pennello sullo straccio e dalla parte dove vuoi che il colore si sfumi fai ta 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 così col pennellino, in modo tale da trascinare via un po' di colore, da togliere il bordo nitido della pennellata solo da una parte, dalla parte dove vuoi che sia sfumato. Per cui qui dove ho fatto questa riga, io ho fatto la riga e poi stando un pochino più in qui ta 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 ta, ta, ta così, in questo modo ho tolto un pochino di colore, perché sennò si vede la riga secca e quella sta male, è molto poco realistica. Ora, io vedendolo qui mentre sto facendo il video è molto più brutto che nella realtà. Spero che una volta che l'avrai fatto ti renderai conto poi dopo della differenza. Naturalmente non ho lavorato sulla lama, cioè la lama non ha bisogno di queste cose, a meno che la lama non abbia naturalmente delle sue incisioni molto particolari che allora vanno rilevate con il pennello. In questo caso ho lavorato solo sull'elsa. Bene, adesso mi resta da fare il lato B, che per il momento, come vedi, io la lavoro con una morsa che è estremamente comoda, perché essendo orientabile posso raddrizzarla e mettermela come voglio. Adesso giro la spada e faccio l'altro lato, che per il momento è ancora completamente nero, come puoi ben vedere. Bene, adesso parto con il lato B e ci vediamo poi per il